Benvenuti, dicevo. Progetto Seme. L'organetto incontra un quartetto d'archi. La musica tradizionale, soprattutto quella salentina, quella rappresentata dall'organetto, appunto. Organetto nato e cresciuto nelle strade, nelle piccole corti, a fianco ai tamburelli. Organetto che ha imparato a suonare forte, perché forte si suona per strada. Che ha imparato a sostenere le voci, i canti, ad accompagnare il passo frenetico della danza. Questa volta si confronta con un ambiente classico.
vorrei ballare fino alla fine del mondo, col mare che mi guida, ostinato e profondo, con la mia donna che gira su tutto il paese, sui tetti del mondo. La mia danza sarà la cura. Vorrei ballare come balla la vita, che cambia mille volte in una giostra infinita. I miei passi decisi da un giro di vento che sfiora le dita, e un valzer con la fortuna. Racconti è fatto la musica. Il prossimo è dedicato alla luna, a un frammento di luna. Un frammento di luna che ci incrocia la strada a volte, un frammento di luna che ci incontra e ci sposta. La luna che è sempre stata così lontana, può avere dei frammenti invece che stanno vicino a noi e ci fanno un certo effetto, magnetico direbbero alcuni. La luna ha questa doppia faccia e a volte noi siamo con la faccia che viene davanti e a volte con quella che viene dietro, a volte siamo con la parte illuminata, a volte con quella oscura. Moon Fragments. 1, 2, 3, 4, 5. We'll be right back.
grazie. A mani piene dal Mediterraneo la prendiamo questa musica. Fonte di ispirazione è il mare che onda dopo onda ha generato tutte le musiche tradizionali di ogni paese che vi si affaccia. Ogni porto nel Mediterraneo ha una storia diversa, eppure è come se tutti i porti venissero legati da un filo. Da un filo sotteso che si disperde qualche metro sotto il livello del mar Mediterraneo, che tutto avvolge come fosse un canto d'amore. E il prossimo è un canto d'amore, viene dall'isola di Creta, un canto antico che si chiama Togiasemimu, il mio gelsomino. Na 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 na
prossimo brano si chiama Domenica ed è nato una domenica mattina per la precisione, una domenica mattina del lockdown, il primo lockdown. Primo lockdown non si scorda mai? Sì, a volte è così, è stato un momento speciale, a me piace chiamarlo così. E quella domenica sembrava una domenica come tutte le altre, ma non lo era. E quella domenica speciale, io mi sono seduto al pianoforte ed è nata questa melodia. Così di getto, come nasce a volte la musica, senza pensare. Anzi, sempre. Perché la musica non si pensa, si suona direttamente. Questo brano è diventato anche un videoclip che vi invitiamo a vedere sui nostri canali. Domenica.
qui siamo già in un'altra forma musicale. Siamo in una forma che conosciamo meglio. Siamo in una sorta di tarantella. Una tarantella che indaga sia più approfonditamente il rapporto che c'è fra l'organetto, i violini e questa nuova musica di tradizione, questa musica che viene da lontano e che pure si spinge nel futuro, che trova nuovi linguaggi, nuove forme, che trova la forza per diventare permanente, per continuare a vivere.
prossimo brano si chiama Easy. Easy in inglese è una parola che significa da un lato semplice, ma dall'altro significa anche tranquillo, easy, rilassati. È una parola che ci ha insegnato molto, è una parola che abbiamo dovuto frequentare molto, soprattutto quando all'inizio, con tanti strumenti da orchestrare, mettevamo tante cose, troppe, ce ne siamo resi conto dopo. La vita è una cosa semplice, va semplificata, no? E allora, nel seguito della composizione, abbiamo cominciato a capire che bisognava togliere, per arrivare al nocciolo, all'essenza. Easy. Anche nel prossimo, la tradizione salentina da cui in qualche modo proveniamo, di cui siamo intrisi, c'è da dire, ritorna in una forma che va in profondità, più a contatto, ancora più a contatto con la danza deep.
E a volte, oltre ai confini stilistici, la musica permette di superare anche quelli geografici. E il prossimo brano tocca le sponde dell'Argentina, nazione a cui siamo molto legati perché moltissimi italiani sono andati da quella parte a cercare una nuova vita, no? Hanno attraversato il mare. E in questo brano appunto tocchiamo le atmosfere rarefatte e passionali del tango. Yond. Grazie a tutti. Noi siamo arrivati all'ultimo brano che si chiama Enjoy.
Enjoy è anche il nome del nostro ultimo lavoro, che è uscito da poco, ultimo CD, che potete trovare peraltro lì al mixer, se volete acquistarlo. Acquistate una copia dei dischi. Acquistare i dischi è sempre una cosa buona, soprattutto in questo periodo, per sostenere la musica, che come vedete ha bisogno ancora di rimettersi in sesto, questo periodo un po' speciale, avevamo detto, no? Quindi acquistate un CD all'uscita, lì da Emanuele, dal mixer. Approfittiamo per ringraziare Emanuele Frandoli ai suoni e anche tutto lo staff tecnico, questo splendido lavoro, questo palco bellissimo, devo dire, che ci accoglie stasera. Non è facile organizzare in questo periodo, no? Quindi un applauso molto forte a tutta l'organizzazione, Carlo Frasca e tutto il comune di Cautano, questo splendido festival che continua e va avanti, ci vuole, ci voleva. Enjoy, vi dicevo, enjoy è ancora una volta una parola inglese che significa goditela. Enjoy your meal, goditi il tuo pranzo. Enjoy your trip, goditi il viaggio. Enjoy your music, buon ascolto, godetevi la musica. Enjoy. Enjoy your life, questa è quella che mi piace di più. Godiamoci proprio la vita, tutta quanta. Thank you.
Grazie. Vera Longo al violino e alla voce. Paola Barone al violino. Cristian Musio alla viola. Marco Schiavone al violoncello. Claudio Prima. Non vi sento molto convinti. Ah, ok. Adesso siete più convinti. Ci avete convinto. Dobbiamo sbrigarci perché c'è dietro la banda adriatica che scalpita. Ogni giorno. Che succede ogni giorno? Ce ne accorgiamo che succede ogni giorno. A me succede che mi sveglio la mattina in un modo, poi alle 10 sono già un altro, poi a pranzo un altro ancora, poi finisco di mangiare un altro ancora, poi a pomeriggio cambio di nuovo, la sera cambio, la notte. In un solo giorno sembra che ci siano dentro di me 10 Claudi diversi. Una suona con un gruppo, uno suona con un altro. Cambia continuamente. Ogni giorno succede così. Succede così anche a voi? Vediamo se la musica ci aiuta a raccontare questi continui cambi che abbiamo.
Grazie a tutti. Grazie di cuore. Grazie mille. Progetto Seme. Con le campane che ci accompagnano fisse, prima si sono inserite anche bene il pezzo, devo dire, a tempo. Qualche minuto di cambio palco e poi sul palco la Banda Adriatica. Sono molto contento di portare qui i miei due progetti, come un po' le facce della luna, no? Che dicevamo prima. Fra poco salirò di nuovo sul palco con la Banda Adriatica, vi porteremo in un altro ambiente, in un altro viaggio, quindi rimanete con noi. E ancora una volta, Vera Longo, Paola Barone, Cristian Musio, Marco Schiavone. Grazie a tutti. Prima! A fra poco!